Ciao, io sono Panier Riccardo del mio mondo cioccoloso, il mio, il nostro, il vostro canale YouTube sul fantastico mondo della cioccoleria, e quest'oggi vi parlerò di un pensiero riguardante la cioccoleria. Oggi vi spiegherò perché dovreste imparare la cioccoleria, perché qualunque persona nel mondo dovrebbe provare almeno una volta a imparare la cioccoleria. Allora, innanzitutto la cioccoleria non è uno sport, non è un divertimento, non è un hobby, non è un lavoro, non è niente di tutto questo, è un po' tutto mescolato, è un po' un hobby, un po' un lavoro, un po' uno sport, un po' un passatempo, ma la giocoleria è tutto, secondo me la giocoleria è tutto, rappresenta tutto, ha delle metafore che fanno nella vita, ha delle metafore che rappresentano la vita quotidiana. Per esempio, la cascata con le tre palline, cos'è? La cascata con le tre palline si chiama cascata per l'appunto perché rappresenta l'acqua. L'acqua cos'è? L'acqua è quel liquido che continua a scorrere all'infinito, perché continua sempre a fare il giro e tornare dove era prima, continua a scorrere. Secondo me questo paragone con l'acqua è perfetto, perché la giocoleria rappresenta la vita. La nostra vita com'è? La nostra vita è sempre la stessa, sempre monotona, sempre pallosa, sempre uguale. Però poi all'improvviso arriva un ostacolo e cambia. Questo ostacolo cambia il percorso della nostra vita per poi farlo tornare come prima. Può essere, che ne so, una cosa positiva come una cosa negativa. Può essere magari che scopri che tua moglie è incinta, può essere che ti danno la promozione a lavoro, può essere che ti fidanzi, può essere tutto, che conosci la ragazza della tua vita, che hai un aumento, che anche una cosa minuscola come magari riesci a comprare il videogioco dei tuoi sogni a 5 euro, oppure ti regalano la macchina. Queste cose ci cambiano il flusso della vita, e questi sono i trick della giocoleria, i vari trick basilari diversi o anche molto difficili che possiamo fare nel giro delle tre palline. Però possono essere anche delle cose negative, come magari non troviamo il videogioco che ci piaccia, quindi è una cosa negativa piccola, come una cosa negativa grossissima, come oh mio Dio, mi hanno licenziato, oh no, mi hanno distrutto la macchina, oh no, la mia casa va a fuoco. Succedono queste cose, purtroppo, non voglio portare sfiga a nessuno, ma sono cose che succedono e che scombussolano il nostro percorso abitudinale della vita, la nostra routine, chiamiamola così. Queste cose dobbiamo riuscire ad affrontarle, perché la vita scorre sempre uguale, però di colpo cambia. Delle persone, me incluso, non sono abituate ai cambiamenti. Queste cose ci possono fare veramente tanto male o bene, dipende da come le prendiamo. La giocoleria ci insegna a essere elastici di mente, aspettarci di tutto dalla vita. Quindi aspettiamoci tantissime sorprese, positive come negative, starà a noi affrontarle. Poi cosa succede? Mettiamo che prendiamo una notizia negativa e la prendiamo male. Cosa succede? La pallina ci cade. Quando la pallina ci cade vuol dire che siamo depressi, che siamo giù, che stiamo male, che stiamo piangendo, che siamo a letto con la febbre. Può essere qualunque cosa, anche un licenziamento, che è uno dei casi peggiori, diciamo. Qua cosa possiamo fare? Starà a noi chinarci per prendere la terza pallina e ricominciare proprio a sforzo, oppure possiamo semplicemente hop e reinserirla senza chinarci, senza neanche abbassare lo sguardo, perché niente ci potrà ostacolare con il nostro futuro, con quello che vogliamo essere, con i nostri sogni, con i nostri desideri, con i nostri progetti. Nella nostra vita dovremo veramente sorpassare di tutto, dovremo affrontare tutti e tutto per arrivare ai nostri sogni, per soddisfare i nostri desideri, per realizzare i nostri desideri. Se ce la faremo, seguendo anche questi consigli, questo allenamento che ci mette davanti la giocoleria, secondo me saremo delle persone felicissime, perché se io adesso riesco a fare miliardi così, non me lo godo. Se io invece riesco a guadagnare anche solo 20 euro con il sudore della fronte, per me valgono molto di più, e io auguro tutto questo a voi. Auguro di faticare per raggiungere quello che volete, di soddisfare tutti i vostri bisogni, di realizzare i vostri sogni, ma con il sudore della fronte, affrontando tutto e di più, affrontandolo in maniera positiva, senza uccidere nessuno. E vi auguro di riuscire a realizzare qualunque sogno avete nella vita, qualunque progetto. Sappiate che tutto è realizzabile, basta crederci. E vi auguro questo e anche di più, e ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio di aver seguito questo video palosissimo. Per me è tutto e niente, perché varia veramente in pochissimo tempo, e
Con troppe possibilità. Allora, scusate, stavo sbagliando, non si è visto tanto. Allora, io farò questo video cioccolando continuamente, perciò divertitevi. Allora, sappiate che è difficilissimo parlare cioccolando. Allora, oggi vorrei spiegarvi perché la cioccoleria è una cosa strafiga. Per me la cioccoleria è un po' tutto questo insieme, come stavo dicendo, scusatemi.